Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, non eravamo in ritardo, cioè, o meglio, Brunello non era in ritardo, era precisissimo. È stata colpa nostra che, incrociando qualche giornalista, abbiamo preso del tempo, scusatemi. Buongiorno a tutti, fantastica platea anche di... Io mi definisco ragazzo, quindi immaginatevi che se non ci sono ragazzi in questa stanza, fantastici, che ci possono aiutare a capire anche questo momento, questo fenomeno. Buongiorno a tutti, buongiorno, mi fa piacere che ci sia qui con noi anche Vito Barone di Banca d'Italia, la sua collega, i suoi colleghi, Guasconi, presidente delle Camere di Commercio della Toscana, oltre che di Firenze Arezzo, e tutti gli altri amici qui in prima fila. Allora, noi oggi siamo all'interno di una iniziativa che la Camera di Commercio fa, che si chiama Giornata dell'Economia. Vuole essere ogni tanto un appuntamento, un colloquio con alcuni soggetti diversi, in ambiti diversi. L'altra volta l'abbiamo fatta con Patuelli, voi sapete Patuelli è il presidente dell'ABI, l'ABI è l'Associazione Bancaria Italiana, perché uno dei temi che chiaramente interessano l'economia era in quel momento e ora anche il costo della finanza. Voi sapete che oggi il denaro costa molto di più di quanto costava prima, forse costava anche troppo poco prima, ma comunque... costava niente prima, però c'è stato questo momento, questi fenomeni, non voglio parlare della finanza oggi perché si parla di moda, ma anche quello è un fenomeno curioso, perché chi è nato prima di voi, parlo a ragazzi più che altro, sa bene che pagare il 10% il denaro era una cosa che capitava, è capitata, e quando poi ci siamo trovati a ripagarlo al 4% ci siamo inorriditi. Ecco, dipende sempre da che punto, quando guardi, quale frame temporale, cosa, che esperienza hai avuto, cioè questi fenomeni sono poi da leggere bene. Ecco, in questo senso, questi colloqui vogliono cercare di approfondire, permettetemi un termine, oggi surfiamo su tutto, no? Cioè cerchiamo di essere, che sia... Raffaello, vieni qua per favore. Che... Allora stai lì con il tuo amico. Però io ho bisogno di te dopo. Surfiamo su tutto, che vuol dire? Ci leggiamo un'informazione, un titolo e ce lo facciamo nostro, diventa quella, diventa la condizione, ok? Ce la facevamo, noi ce l'avevamo con i giornalisti, no? Che facevano dei titoli che magari non rispecchiavano l'articolo, e però dicevano una cosa importante, che era quello che il titolista pensava di essere importante dichiarare. E in questo senso, per esempio, si sente dire, si legge spesso, la moda è in crisi. È il titolo più semplice che si può trovare. Questo fenomeno è diventato sempre più, lo dico a tutti noi, dirompente con i social, perché chiaramente non lo leggi solo la mattina sul giornale, lo leggi sempre. In ogni momento della tua vita, della tua giornata, chi è più condizionato o meno da quel sistema replica questa sintesi semplicistica e ci si porta a casa una cosa, che la moda è in crisi, in questo caso. Ecco, grazie anche al Sole 24 Ore, cui noi abbiamo fatto una collaborazione costante e continua in questi eventi, perché crediamo sia un partner di quelli che fanno la differenza in questo ambito, ci ritroviamo e oggi vogliamo parlare appunto di moda. E vogliamo parlare di moda proprio per capire se veramente è una crisi o che cosa c'è dietro questa affermazione. Io ho il mio pensiero, ma è personale, vale quanto vale. Noi abbiamo una fantastica Camera di Commercio per tutti voi che dà dati, e dopo Giuseppe Salvini, il segretario, ci darà una sintesi di quello che è la lettura dei dati dell'economia di un territorio. Ma chi è stato in Banca d'Italia la settimana scorsa avrà saputo quelli che sono i dati regionali di questo territorio legati alla moda, anche se non c'era un approfondimento specifico sulla moda, ma si capiva qual era la situazione. Ecco, noi oggi vogliamo vedere i dati, ma vogliamo entrare, e questa sarà una cosa veloce, ma vogliamo entrare, grazie appunto a Giulia Crivelli del Sole 24 Ore, che dopo ci accompagnerà, e a Brunello Cucinelli, un po' più nel dettaglio, perché crediamo che ci sia qualcosa di più di un fenomeno congiunturale, vuol dire un fenomeno che se ci mettiamo qui ad aspettare che passi, passa e qualcosa riparte. Non leggiamo questo esattamente, non leggiamo questo.
Quindi io mi fermo qua, lascio a Giuseppe una panoramica del territorio metropolitano, e sapete benissimo che per noi territorio metropolitano vuol dire chiaramente l'area, nell'area di Firenze c'è un settore della pelletteria molto importante. Con due attenzioni. Noi vedremo delle medie. Come quando si parla di economia, non si parla sempre di medie. Questo è un conflitto che ho costante e continuo con i colleghi in Camera di Commercio. Io sostengo che le medie sono una temperatura eccezionale di un territorio, è un dato oggettivo, il PIL, no? Ma non è detto che la media sia composta da situazioni in cui la media corrisponde, perché un'azienda che va bene e un'azienda che va male non fanno due aziende che vanno benino, fanno un'azienda che va male e un'azienda che va bene, con due necessari problemi a contorno, opportunità. Una va aiutata a uscire dalla crisi in qualche modo, capendo il perché, e l'altra va aiutata a crescere. Sono due soluzioni diverse. Quindi l'attenzione sui dati sempre, lo dico in Camera di Commercio, lo dico quando vedo tante di Banca d'Italia, lo dico, attenzione a leggere bene dentro i dati, perché le aziende sono fatte di persone, sono fatte di organizzazioni, e ognuna è diversa dall'altra. La seconda, chiunque legge i dati del post-Covid, del picco del post-Covid, per quanto mi riguarda, sono falsati come i dati del post-Covid stesso, che si diceva che crescevano tantissimo, più del 20%. A un certo punto nel 2022 crescevamo del 20%, nel 2021 eravamo fermi nel 20%. Che cosa vuol dire crescere? Avevamo una situazione drammatica nel 20, è chiaro nel 21 quando è ripartito. Come quando poi la curva è cresciuta tanto, perché siamo arrivati a numeri importanti, 21-22, e oggi riguardiamo la curva che scende, si dice c'è una situazione critica. Quindi dobbiamo anche lì confrontare degli anni abbastanza omogenei. Non ne abbiamo uno dal 2019 ad oggi. Io su questo lascio Giuseppe, che ci fa una sintesi, e poi dopo Brunello e la nostra collega Giulia ci aiuterà a capire meglio. Grazie. Signori, buongiorno, benvenuti in Camera di Commercio. Io vi presento velocemente alcuni dati che servono poi di cornice alla riflessione, al confronto, all'analisi più approfondita, dei dati che noi come Camera di Commercio rileviamo in quanto ufficio periferico dell'Istat. Noi ogni anno facciamo circa 40 rapporti, analisi, focus sull'andamento, centimetrando l'andamento della nostra economia. E stamani vi abbiamo consegnato due report in particolare, un report che è l'andamento dell'economia metropolitana nel 2024, dove si monitora l'intero sistema economico fiorentino come direzione di marcia nel 2024. Due soli dati su questo report generale: si conferma, e questo è un dato positivo, la demografia delle imprese, 116.500 imprese nell'area metropolitana, si conferma ancora, seppur un po' in rallentamento, una buona tenuta dell'export, circa 20 miliardi di controvalore di euro, ovviamente 20 miliardi di euro di controvalore di beni esportati da Firenze verso il mondo, quinta provincia per esportazioni in Italia, il 35% di tutti i volumi esportati in ambito della regione Toscana. L'altro dato che dal rapporto sull'economia solo per pitturata si evince con chiarezza è ancora, con tutte le analisi da fare, le valutazioni da fare, il progresso del turismo. Le nostre stime danno le presenze turistiche ancora in aumento nel 2024, fino a superare la soglia dei 16 milioni di presenze turistiche contro i 12 milioni e 700 mila registrate nel 2023. All'interno di questo macro scenario economico si posiziona il settore della moda. Sul settore della moda abbiamo predisposto un rapporto specifico che vi abbiamo anch'esso consegnato all'ingresso, dove vi sono dei segnali importanti di rallentamento. Ve li ho evidenziati
in alcune slide che partono dalla definizione dell'importanza del settore della moda a Firenze e in Toscana. Settore della moda a Firenze e in Toscana, che annovera 20.000 imprese in Toscana. Se assommiamo anche le imprese del terziario, del commercio, della distribuzione, questo numero sale a 34.000 imprese in Toscana, 6.500 imprese a Firenze, ma soprattutto sul numero degli addetti, ecco, si capisce bene, si evidenzia bene l'importanza del settore. 114.000 addetti, maestranze di altissima qualificazione in Toscana, che con gli addetti, il capitale umano operante nel settore dei servizi, del terziario, della distribuzione della moda, arriva a 142.000 addetti del settore della moda nella nostra regione toscana. Considerate che 142.000 addetti alla moda in Toscana è il 25% del totale Italia. Questo ci dà la dimensione evidente dell'importanza del settore nella nostra economia. Un settore che vede, questo è un ranking delle province italiane per addetti e per numero di imprese, che vede Prato al primo posto, Firenze stabilmente al secondo posto per numero di unità locali operanti nella moda e per addetti operanti nella moda. Molto velocemente, ecco il quadro. Questo è il quadro che noi stiamo rilevando di rallentamento di questa componente così importante della nostra economia, con un incremento importante di cessazioni. Quindi c'è una evidente ottimizzazione, razionalizzazione della filiera intera, che parte dalla grande griffa e arriva sulla piccola impresa, soprattutto nel 2023, a brivio del 24, abbiamo un aumento importante, vedete quel baffo che schizza verso l'alto delle cessazioni, di cessazioni, circa 400 cessazioni in area fiorentina sulle 6.500 imprese operanti. Questo rallentamento lo avvertiamo anche sul commercio internazionale, segnatamente negli ultimi due trimestri del 23 e nel primo del 24. Un rallentamento che abbraccia i vari settori, classificazioni Ateco del comparto del sistema moda, dalla pelletteria con un rallentamento del 7% di export, l'abbigliamento del 7,7%, le calzature del 22,7%, la maglieria con un rallentamento del 15,5%. Qui pesa evidentemente il rallentamento di alcuni mercati evidenti di riferimento per i nostri beni. L'export nel suo complesso ancora del settore moda arriva a sfiorare i 9 miliardi di euro sui 20 complessivi di export del sistema imprenditoriale nel suo complesso. Quindi la moda vale quasi la metà di tutto l'export, la metà di tutto l'export che da Firenze va verso il mondo. Rapidamente anche qui la diminuzione di valori dell'export, vado molto rapidamente. Ecco, questo è invece il quadro che noi rileviamo dalla congiuntura manifatturiera. Noi siamo l'unica Camera di Commercio in Toscana che fa questa analisi, somministrando circa 300 questionari alle imprese, sentendo il polso diretto delle nostre imprese, e dai questionari che ci ritornano dalle imprese anche del settore moda, ecco, noi facciamo questo quadro congiunturale dove la produzione, il fatturato e gli ordini, soprattutto segnatamente a partire dal terzo trimestre del 2023, quarto trimestre del 23 e il primo, ancora purtroppo, trimestre del 24, sono in robusto rallentamento, sia per quanto riguarda la tessile e l'abbigliamento, lo vedete nella slide in alto, e sia per il pelli, cuoio, calzature. Quindi rallentamento in alcuni casi anche a due cifre nel primo trimestre del 24. Molto
rapidamente. Abbiamo un altro cruscotto di analisi che è il monitor dei consumi. Noi tramite le strisciate su carte di credito anonimizzate rileviamo la propensione al consumo, le abitudini di acquisto, e si vede nell'ultimo grafico sulla destra, guardando lo schermo, proprio la stabilità recessiva rallentata dei consumi nel settore della moda, che non hanno recuperato il livello pre-Covid. L'indicatore zero è il livello pre-Covid, siamo ancora al di sotto. Molto velocemente andiamo a chiudere, quindi alcuni segnali evidenti di rallentamento, di robusto rallentamento. Il settore della, andiamo sull'aspetto occupazionale, ci sono dei ragazzi delle scuole in sala, ringrazio Franco Baccani che ci ha, come dire, portato gli allievi della scuola Mita. Ecco, rimane ancora, soprattutto rivolto ai giovani e ai ragazzi, la difficoltà importante di reperimento di figure qualificate, di maestranze qualificate. Ancora la difficoltà di reperimento è stabilmente sopra il 50%, quindi le imprese, nonostante una situazione difficile, complessa, in chiaro rallentamento, assumerebbero se trovassero i profili qualificati che ricercano, soprattutto le alte specializzazioni. La difficoltà di reperimento è stabilmente sopra il 50%. Questa è la sintesi di questi quattro grafici. Significa anche necessità puntuale, sempre importante, di allineare meglio, sempre di più, la formazione alle esigenze del mondo del lavoro. L'importanza delle scuole di alta formazione, Polimoda, Mita e le altre scuole che, ecco, anche la Camera di Commercio sostiene con forza. Questo è il quadro che emerge dai dati, un quadro in rallentamento. Ecco, il confronto, il dibattito analizza le cause congiunturali ma anche strutturali che, ecco, interessano il settore della moda e che implicano questo rallentamento che stiamo osservando. Grazie. Certo, è il benvenuto. Allora, come detto prima, Giulia Crivelli, grandissima esperta di moda, forse l'avete vista, l'avete letta, l'avete sentita, e quindi io a chi meglio di lei posso lasciare la parola per fare questo approfondimento che vogliamo necessario, e credo che non ci sia bisogno di presentare quel signore laggiù, che tanto si presenterà da solo. Dovrebbe essere acceso. Buongiorno a tutti. Ascoltando i dati mi è venuto in mente, visto che poi ci sono tanti ragazzi giovani in sala, tantissimi anni fa, io lavoro al Sole 24 ore da tantissimi anni, dal 2000, prima avevo fatto anche altri lavori e sognavo, insomma, di fare l'inviata di guerra, queste cose un po' esotiche da giornalista. E avevo letto questo libro, Un giornalista quasi perfetto, di David Randall, che è stato anche direttore dell'Observer, che è il settimanale del Guardian. E lui diceva: partite sempre dai dati, persino se parlate, non lo so, dovete commentare una partita di calcio, informatevi anche sui dati del settore. E credo che è un po' quello che questi dati della Camera di Commercio sono utilissimi, ma è un po' quello che cerchiamo di fare al Sole 24 Ore quando raccontiamo la moda e quando raccontiamo anche tanti altri settori. Cioè unire questi due, solo che nella moda è ancora più importante, unire tutti gli aspetti economici, da cui non si può prescindere, a quelli intangibili, non misurabili. Brunello su questo vi potrebbe, anzi ha anche scritto un paio di libri sul fascino comunque che la moda... Io ne ho scritto uno solo di libri, non sono uno scrittore, è uno. Sul fascino che la moda ha, poi insomma ci guardiamo, ognuno di noi è vestito in un modo diverso, vuol dire che veramente esprime qualcosa, quindi
sono d'accordo sul fatto che è un momento in cui bisogna fare delle riflessioni, perché stanno cambiando tante cose nel mondo e nelle generazioni, la rivoluzione di internet, adesso ci aspetta quella in parte già in corso, verso un mondo più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Quindi è vero in un certo senso che la moda è in crisi, però io poi sono un po' fissata, cerco sempre di dare delle definizioni, perché c'è per esempio una confusione enorme tra fast fashion, ultra fast fashion, prêt-à-porter. Io a volte mi sento dire: ma cosa ne pensi dei marchi di alta moda? No, l'alta moda è quella che ha appena sfilato a Parigi ed è ancora un'altra cosa. Il lusso è tutto da definire, quindi sono molto contenta di poter partire insomma da questi dati. Però, visto che si è assunto la responsabilità di questo statement forte, la moda è in crisi, ecco, perché secondo lei si tratta proprio più di una crisi strutturale che non congiunturale, dovuta diciamo a un rimbalzo al contrario post-ubriacatura, post-Covid? Cioè, che cosa c'è di strutturale secondo lei? Le esigenze del consumatore, o comunque la consapevolezza. Ma lo dico perché noi siamo anche falsati, perché in questo territorio, Giulia, noi abbiamo delle grandi multinazionali, no? E abbiamo delle fantastiche altre imprese. Basta che una di queste multinazionali vada un po' meno bene e falsa tutto. E chiaramente questo fa parte dei dati che si diceva prima. Io però, parlando con gli imprenditori, trovo che alcune vanno meno bene e alcune vanno bene. E se quelle che vanno bene, ora vorrei fare una domanda: se Brunello Crucinelli si sente in crisi, no? Ora gli risponderà a lui, ma credo che ad altri imprenditori sul territorio, magari più piccoli, mi rispondano: no, mi sta crescendo il lavoro. Credo che quindi sia legato al prodotto, o quindi legata a qualche altra cosa. Io non faccio moda, ma leggo una differenza tra quelli che svendono meno e quelli che continuano a vendere uguale di più. Quindi credo che ci sia qualcosa legato più al mercato, che è una questione strutturale e congiunturale, che è tipico: non si vende più perché la Russia non compra, la Cina non compra. E quindi cosa succede? Ci mettiamo tutti a aspettare che passi questo momento, no? Io credo ci sia qualcosa di più, però non lo so leggere. Percepisco che sia qualcosa di più. E allora gli imprenditori possono aiutarci a leggere meglio, e noi siamo obbligati come Camera a aiutare le imprese che non riescano a leggere, a provare a trasferirli, senza insegnare nulla a nessuno, quello che secondo noi è la condizione. Questo che lei ha toccato è un punto secondo me importantissimo, e tante volte anche Sistema Moda Italia e poi Confindustria Moda ha sottolineato l'esigenza che aziende, adesso ce ne sono alcune, anche di quelle molto famose, Kering in primis, quindi Gucci, sappiamo quanto è radicata qua nel territorio, che è oggettivamente in crisi per tanti motivi. Ce ne sono altre che invece non sono in crisi, adesso poi diamo la parola a Brunello, però sicuramente, e questo Brunello lo dimostra nel suo ambito, lui lo fa da sempre, stare molto attenti alla responsabilità che si ha verso la filiera. È il tipico ramo su cui è seduto un grande marchio che, se però cade, fa cadere tutto. E qui c'è stato un problema, io lo dico senza mezzi termini, c'è stato un problema di non giusta distribuzione dei margini all'interno della filiera, e anche di avidità, perché poi di avidità o comunque di corsa alla crescita dei margini, legata anche in parte al fatto di essere quotati, di avere questa, che non vale per tutti, di avere questa angoscia di dover ogni trimestre mostrare le crescite almeno uguali a quelle del trimestre precedente. Perciò forse a Brunello, che
oggettivamente non è in crisi. Adesso vedremo poi i dati del secondo trimestre e quindi del primo semestre, però insomma gli ultimi sono l'ennesimo trimestre di crescita a due cifre, quindi da una parte, ma lui poi è un po' anche famoso per il suo understatement, però diciamolo noi, cioè la Brunello Cucinelli non è in crisi, però sicuramente vede anche lui queste criticità e forse ci può dire, secondo lui, appunto, quali sono i motivi strutturali. Grazie per l'invito. Intanto io quello che vi dirò è quello che cerco di mettere in pratica nella nostra impresa, perché io non sono nato, guardate, per giudicare, sono cresciuto con Spinoza quando ero ragazzetto che dice: non sono venuto al mondo per giudicare, né tantomeno per condannare, io sono venuto al mondo per conoscere. Io quindi sono qui per dirvi quello che penso io, ma non mi permetterei mai di giudicare gli altri. Io trovo che sia un momento molto particolare e positivo per l'umanità. Noi abbiamo bisogno di riequilibrarci. Siamo d'accordo? 8 miliardi di persone che siamo alla ricerca, non sappiamo di cosa, ma tutti e 8 mila alla ricerca di qualche cosa, questo è sicuro. E credo che noi dobbiamo tornare un po' a vivere anche secondo natura. No? I greci dall'800 avanti Cristo al 400 vivevano secondo natura. Mia moglie, che dovrebbe essere la cugina di Schopenhauer, sempre pessimista, piove. Ho capito, ma se piove, la terra ha bisogno, dice, ma chi va al mare? Ma chi va al mare farà come gli pare, cioè abbiamo la terra che ha bisogno d'acqua. Perché non possiamo accettare che c'è la pioggia, c'è quello? E questo vale per tutti, abbiamo bisogno di riequilibrarci. E questo anche, credo, nella moda, no? La moda ha bisogno di un riequilibrio e stiamo vivendo un momento di grande riequilibrio. Qualcuno ieri diceva, ma non, la gente non si veste più, ma non è vero, tu stai davanti allo specchio forse mezz'ora in più di ieri per vedere come ti vesti, come non ti vesti, sai di essere fotografato, sei tu che fai il selfie, quindi il sentimento dell'essere umano è lo stesso, è che noi non vogliamo accettare che ci debba essere un equilibrio. Dopo il 2019 abbiamo fatto un anno 2020 tutti con grande difficoltà. Poi è arrivato il 21, il 22, il 23, dove molte aziende sono cresciute del doppio, del doppio. Siamo cresciuti in doppio nel valore di borsa, ma sono cresciute nel doppio da 40 o 50 miliardi a 100 miliardi. Non è che sono cresciute, capisci? Allora, io dico, ritroviamo in equilibrio, specialmente a voi giovani, no? Che tutti vi dicono, noi genitori, io sono ormai nonno, vi trasmettiamo l'obbligo di aver paura, dobbiate aver paura. Ma di che cosa avete per paura? Sostituite la paura con la speranza e tutto cambierà. Dove dovete studiare moltissimo? Dovete prendere 110 lode. Ma se tu prendi 110 lode e sei un coglione, resti un coglione con 110 lode. Se tu invece dedichi metà del tuo tempo allo studio e metà all'intelligenza dell'anima, probabilmente vieni su come un uomo migliore, essere umano migliore. Siamo d'accordo? La nostra è l'unica grande, secondo me, nazione al mondo che ancora educa e non istruisce. E c'è una grande differenza fra un essere umano istruito o un essere umano educato. Un essere umano educato è aperto al mondo, istruito sa qualcosa. Quindi io dico a voi giovani, non abbiate nessuna paura, perché voi siete anche coloro che avete riscoperto dove abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale col creato, perché guardate, si parla di contratti sociali, no? Da Aristotele fino a Jean-Jacques Rousseau, di contratti sociali, ma questa volta è con il creato, con la terra, l'aria, gli acqua, gli animali, l'essere umano, che il primo l'ha fatto già San Francesco, no? Però Brunello, io non voglio riportare, sì, a un livello... Sì, ma io non sono venuto manco per dirvi, no, per sentire che siamo, no, solo in crisi qua e là, no. Però loro questa... devono portare a casa qualcosa di importante. Ma questo tema del riequilibrio, per esempio, all'interno della filiera, parlando per te, cioè io lo so, sì, come avete organizzato, e c'è anche il grande tema della remunerazione, parlavamo prima... Ma questo è un grande tema che ci affrontiamo dopo. Il tema del... Però del, anche questo, no? È parte, no, di questo, è gigante equilibrio. Questo. È gigante perché vogliamo, abbiamo bisogno di essere... Noi siamo i più grandi produttori al mondo, giusto, di cose di qualità in Italia. Ma se siamo i più grandi manufatturieri, abbiamo bisogno di esseri umani che con le loro mani fanno questi manufatti.
ma noi non abbiamo dato dignità morale ed economica al lavoro operaio, anzi, ma chi di voi consiglia al proprio figlio di fare l'operaio? No, l'operaio deve fare figli degli altri. Io parlo degli operai, neanche impiegati, perché l'impiegato, sapete, nelle fabbriche, in tutte le fabbriche di tutti i livelli, l'impiegato ha la finestra, l'operaio no, perché tu non puoi lavorare in catena, perché se tu lavori in catena e hai la luce rischi di perdere tempo, 100 volte al giorno guardi il cielo, ma lì dove avviene la creatività. Quindi come possiamo noi cambiare, come possiamo noi attirare i nostri giovani a far manufatti speciali? Lo possiamo fare se gli diamo dignità morale ed economica. Poi andiamo su quell'economica. Ma tu puoi avere profitti del 20-30% netti, avere EBITDA del 40%, e quel ragazzo, la ragazza guadagna 1.280 euro e 1.320 euro dove non guarda, non vede la luce, sapendo che fra 5 anni guadagnerà 1.420 euro. Questo è il tema di fondo. Quindi io vi dico, per me è il tema di fondo. Ma adesso, chi di voi sogna di far l'operaio? Alzate la mano. Ma non c'è nessuno. E siamo nel paese dei manifatturieri. Ma abbiamo anche una grande, credo, responsabilità come giornalisti, nel senso che non abbiamo raccontato come è cambiato questo lavoro, non dappertutto naturalmente, però io che, certo, sono una donna, amo la moda, eccetera, però negli anni ho capito che la parte che mi interessa di più, mi incuriosisce di più, è andare a vedere come si fanno le cose. A vedere? C'è una bella differenza tra andare a vedere e a lavorare alle 7:15, Giulia. Vero. Però ma tu vai alle 7:15 a lavorare in fabbrica, hai sistemato i figlioletti, giusto, l'hai mandati a scuola e preparati. Poi fai mezz'ora di macchina, arrivi alle 8, entri in un ambiente dove non ci sono le finestre, prendi 1.350 euro, 1.450, quello che è. Poi esci alle 5:30, qualche volta devi andare a prendere i figlioletti tutti, poi dopo le 5:30 devi essere connesso, perché se non sei connesso non sei moderno. Ma voi mandate a quel paese tutti quelli che vi chiedono di essere connessi dopo il lavoro, perché la connessione dopo il lavoro ci ruba l'anima. Ecco, qui ci ruba l'anima. Io volevo... con i nostri partner, con i nostri figli, con i nostri nipoti. E qui abbiamo introdotto il grande tema della rivoluzione che ci ha travolti tutti, quella digitale, insomma, dopo il 2000 proprio è cambiato tutto e continua a cambiare, tra l'altro sempre più velocemente. Volevo chiedere al dottor Bassilichi, perché lui diceva: io non sono della moda, è un imprenditore del settore informatico. Però guardate che certe cose stanno succedendo anche lì. Adesso leggevo oggi la notizia che Amazon è diventata, come capitalizzazione, ha raggiunto gli altri big della tecnologia. Sapete quanto è stato il contestatissimo ultimo stipendio di Elon Musk, non so, una cifra che non riesco neanche a concepire, in miliardi di dollari. Io ricordo sempre quando Olivetti diceva che non poteva esserci, mi sembra, più di 10 volte, non poteva essere più di 10 volte la differenza tra lo stipendio del capo azienda e dell'operaio. Adesso vi lascio fare voi i conti, no? Siamo a 1.500 contro miliardi di dollari. Quindi anche nella tecnologia credo c'è un problema di riequilibrio, di ritrovare un po' di senso delle cose, o sbaglio? Ci sarebbe. C'è? No, ci sarebbe. Io credo, ma non perché lo dico io, lì lo conosco abbastanza bene quel settore, che tra 10 anni, quindi una parte di noi lo vedranno in parte, molti di voi ci si infileranno a mani e piedi, quando tre cose andranno a unirsi, succederà qualcosa di veramente diverso da come siamo noi oggi. Le tre cose sono l'intelligenza artificiale, che non è stata inventata ora, cioè è stato un genio Altman che ha detto che c'era, ma esisteva di già, ce l'avevate in casa vostra, bastava avere Alexa. Quanti di voi hanno Alexa a casa che gli chiedono qualcosa e quelli gli danno una risposta, voglio dire. Ma Altman è stato geniale, ha detto che esisteva da ora. Vabbè. Comunque, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, che sta diventando sempre più perfetta rispetto alla realtà immaginata e veduta dai nostri occhi, e la quantistica,
che è un altro fenomeno che sta prendendo campo, sapete più o meno qualcuno di voi, tra 10 anni queste 3 cose si uniranno. Perderemo l'identità, perderemo il senso, e l'identità digitale sarà più forte dell'identità fisica. Mi spiego, non andrete neanche dal dentista senza la vostra identità digitale, perché la macchina non si muoverà, perché si muoverà solo con l'identità digitale. Potete chiamarvi come volete, ma se non avete l'identità digitale, quella macchina non si muove, non vi opera, non vi farà niente. Quindi entreremo in una dimensione dove la realtà, la nostra identità digitale, la realtà e la nostra identità, quella vera, andranno a creare confusione se uno non è fermo, non è centrato. Quindi quando Brunello va oltre al racconto dell'economia e parla della persona, magari negli anni poteva essere un qualcosa di veramente lontano dall'economia e dalla propria identità, la professione. Ecco, io invece oggi, anch'io ho fatto tanti errori, anche da quando sono in Camera di Commercio, a leggere le cose, ma credo che dobbiamo attaccarci tantissimo a queste parole di Brunello, perché noi dobbiamo riprendere la nostra identità, perché la perderemo completamente. Qui chi ha la forza ci resiste, e se resiste ha un mondo di grande opportunità. Chi non ce la fa si perde. Ecco, questo è il problema dei prossimi anni, e non lo fermi, e non lo fermi, perché quello che sta succedendo nella moda, che comunque sappiamo benissimo ci sono poche grandi multinazionali che condizionano il mercato, cui imprenditori grandi come Brunello comunque ci si scontrano, perché sono enormi alla dimensione rispetto a Brunello. Di là nel digitale è molto peggio, perché è molto ancora più esponenziale il problema, perché Amazon, Google e Microsoft, per la parte nostra occidentale, determinano le scelte di tutti noi in casa nostra e nel nostro frigorifero. E non, io che sono un imprenditore di media dimensione nazionale, italiano, con qualche punta all'estero, sono nulla. E devo fare conti con qualcosa, con un fenomeno ormai che è partito, di cui noi stessi siamo con causa, perché siamo con causa di questo fenomeno. Certo. Abbiamo tutti, cioè la cosa più importante è sempre prendersi la propria parte di responsabilità, no? E quindi, che prima di tutto vuol dire informarsi, a volte è faticoso, sapere di che cosa si sta parlando, e poi capire quale, appunto, quali sono i margini che restano nostri. Non abbiate paura. No, perché tra l'altro Brunello, io non sono una nativa digitale, sono del 1969, neanche Brunello lo è, però io lo sento da sempre affascinato da questa, da tutto quello che è, vabbè, dalla novità, dal futuro. Tra l'altro hai ospitato anche questi grandi protagonisti della Silicon Valley, che probabilmente hanno avuto uno dei momenti più belli della loro vita, Solomeo, nella realtà di Solomeo. Però, e tra l'altro non so se lo possiamo dire, però state anche riflettendo per un punto sull'intelligenza artificiale, per discuterne in un modo un po' diverso. Ecco, tu condividi queste paure? Io no. La paura non la condivido sicuro. Vedete, nel 250 avanti Cristo a Roma c'era Catone, che quando parlava in qualsiasi momento diceva: Cartagine deve morire. Era il saggio Catone, sempre, anche quando non c'entrava niente. Pensate quanto gli era antipatico Cartagine. C'era Curculo, un altro saggio che non era come Catone, ma lui diceva: Cartagine deve essere salvata. Avete capito la differenza? Noi dobbiamo collaborare con l'intelligenza artificiale, col mondo che arriva, come sempre. Ma scusate, ma quando noi la prima volta abbiamo visto i fax, e che erano i fax? Sto mio amico, io c'avevo un rappresentante tedesco, 2 rappresentanti tedeschi, che erano solo scherzosi. Il giorno che io ho messo il fax, pagandolo io, hanno fatto un pomeriggio solo di fax, mandandomi le fotocopie. Sapete che in Germania c'erano 1000 Deutschmark, una carta rossa così, tipo il nostro 500 euro. E io ho avuto un pacco di fax così, con 500 euro. Poi io avevo un piccolo disegnino di uno che si teneva le pallucche così, gliel'ho mandato. Avete capito? Ma perché abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura? Se noi collaboriamo, l'intelligenza artificiale elabora, non crea.
Voi pensate che ci sarà qualcuno che creerà, come ho detto al mio amico Ridolf, ma un computer che alzando gli occhi al cielo gli escono le lacrime? Non sicuro, questo è sicuro, no? Quindi perché non possiamo pensare a questo? Noi sono 3 anni che lavoriamo su un progetto che presentiamo fra un mesetto a Milano, che io trovo carino, perché mi sono preso questi 5 ragazzi e ho detto lavoriamo su questo. Mi dicevano certe cose, sì, ho detto ma guarda che Leon Battista Alberti avrebbe detto non c'è qualcosa di speciale. Poi mi dicevano questo, ma Leonardo si sarebbe arrabbiato. Ah sì, sicuro. E poi Pitagora non gli sarebbe piaciuto. Pensate che l'altro giorno diceva dei miei amici che a un certo punto Pitagora, voi sapete che scrive sto micro libricino dei versi aurei che io ho conosciuto da poco, che pochi conoscono. Lui in 3 pagine racconta il pensiero greco, in 3 pagine, e ce n'è una bella. Dice, ma tu la sera non andare a letto stanco, stai lì e per 3 volte pensa a tutto ciò che hai fatto nel giorno e se hai recato danni a qualcuno pentiti, se hai apportato bene all'umanità sii fiero e comunque sappi che riceverai ciò che hai seminato. Lo dice Pitagora, no? Allora perché abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura? E noi abbiamo trasmesso a loro l'obbligo di aver paura ai nostri figli, invece della speranza. Io ho la figlia, la nipotina, che ci scherzo sempre, doveva fare gli esami, ma non ci andava a scuola Vittoria, cioè tutte 8 e 9, diventi tonta. No, ma la mamma non ha studiato niente. La mamma fa, io ho fatto 70 saline all'anno, ma come si chiama quando andate a scuola, marinare? Io ne facevo 70-72, che mi paiono un po' troppo. Alle figlie le ho educate a farne 35. Mia moglie diceva, le nostre figlie vanno a scuola, ma che vanno a scuola? Che stai trego io, vanno a scuola. Alle nipotine, adesso non possono far salina, voi non potete far salina perché vi telefonano a casa e vi dicono che non siete andate a scuola. Ma fate la metà dei compiti, andate dietro all'intelligenza dell'anima. Noi tutti penso che vorremmo tipo avere il distillato del tuo ottimismo e della tua capacità di non aver paura, perché in realtà io stessa, insomma, che cerco di essere molto razionale, un po' di paura mi viene. E ieri ero in una libreria, nel reparto di libri per bambini di una libreria, secondo me sono i libri più belli di tutti, infatti è l'unico comparto dell'editoria che va molto bene, e c'erano i libri per i consigli per i bambini per aiutare l'ambiente, ma in un modo da mettergli un po' di ecoansia, cioè se la mamma ti dice chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti, ok, ma se c'è già il manuale per i bambini, per insomma, mi sembra appunto che li stiamo... Ma buttassero via il manuale, no? Ma buttassero via il manuale, no? Ha fatto un'intervista a Tony Servillo al Corriere della Sera, o forse alla Stampa, un mesetto fa, ha detto, ma che ti manca? Giocavo tutto il giorno a pallone contro una serranda con pallone di plastica. Mi manca questo. Ha vinto l'Oscar. Allora, possiamo tornare che i nostri figli, i nostri nipoti si divertano, si riposino, studiano il giusto? La professoressa mi manda i compiti alle 5 della domenica. Ma mandate, vaffa. Però volevo tornare un attimo sul tema dell'intelligenza. A 5 della domenica mi mandi i compiti. Dell'intelligenza artificiale, perché giustamente dicevamo, insomma, l'intelligenza, anch'io lo dico sempre, io dico addirittura ai miei colleghi, guardate che anche la macchinetta qui del caffè che vi sa decidere che cosa volete, c'ha una sua intelligenza artificiale, non parliamo dei telefoni, però 1 anno e mezzo è arrivata ChatGPT, quindi l'intelligenza artificiale generativa. Io quando vengo da Milano, sono arrivata da Milano stamattina e ne approfitto sempre per comprare un po' di riviste. E allora, vabbè, oggi ho preso questa Harvard Business Review che contiene in generale dei consigli lapalissiani, tipo ascoltate i vostri dipendenti, cercate di capire che cosa hanno bisogno. Ok, però questo è meglio rispettarli invece che ascoltarli solo. Questo è interessante, sull'intelligenza generativa hanno fatto un sondaggio, how people are using generative AI, cioè come usiamo questi strumenti, chi già li maneggia un pochino. Al primo posto c'è generating ideas. Ecco, questo a me ha molto colpito, perché gira, forse l'avete visto sui social, questa ragazza che dice io voglio che l'intelligenza artificiale mi serva per fare il bucato al posto mio, non perché io debba fare un lavoro ancora più umile perché l'intelligenza artificiale fa il mio. Quindi io purtroppo cerco di essere un po' in equilibrio, io qualche timore lo condivido con lei, cioè che si rischi di
trovare una scorciatoia, cioè che Alexa risolvimi questo problema. No, le idee teniamocele come qualcosa che è umano, molto umano. Sì, io sono un ottimista, quindi se prima sono passato da all'opposto mi dispiace, cerco di dare delle informazioni senza giudicare, però dicevo solo ci sono dei fenomeni in corso. Io credo che chi oggi vuole, può e interesse è un grandissimo momento. Cioè io onestamente da imprenditore, ora qui faccio presidente della Camera di Commercio pro tempore, ma è il momento che mi affascina più di tutti in assoluto. Perché credo che ci siano delle opportunità per tutti, anche per chi non ha niente, anche per i più piccoli. Perché oggi puoi veramente costruire tutto. Anzi, sarei preoccupato se avessi una grandissima azienda, ecco, casomai. Quindi, ma sì, perché è più condizionata, è più difficile spostarla, è più, si modifica male, non ha le dinamismi necessari. Oggi è un mondo che cambia tutto, quindi se uno ha veramente voglia, cavalca il mondo, cavalca la vita, oggi è una grandissima occasione. La mia preoccupazione, e non è per me, e non è spero per nessuno in questa sala, è che chi si mette a fare il passivo, perché è più comodo, e si fa trascinare dagli eventi, e quindi gli eventi oggi sono quelli che diciamo prima, secondo me, segue una strada che non ha niente a che vedere con l'opportunità del momento. Quindi la paura è solo se ti prende la paura. Ma se la cavalchi in questo momento, ma lo dico a tutti, è una grande occasione. Come secondo me è una grande occasione anche per gli operai del futuro, perché... Quando questo... posso dirti, quando noi andavamo a scuola, quando io andavo a scuola c'avevo il 50% dei professori affascinanti e il 50% non affascinanti. Secondo me è sempre stato così. Avete visto cogli l'attimo, no? Voi non ascoltate i professori non affascinanti, mandateli a quel paese. Ascoltate quelli che vi parlano affascinanti, che fanno vedere il mondo in una certa maniera. E i vostri genitori, voi ascoltateli solo quando vi parlano di grandi ideali, la famiglia, la spiritualità, la religione. Se no i vostri genitori vi rompono il fascino della vita, perché se voi tornate a casa non gli sta bene il fidanzato o la fidanzata, se non gli sta bene quanto prendete a scuola, e poi se voi andate dai vostri genitori e gli dite io avrei deciso di far questo, e il genitore ti dice chi te li fa, dove li produci, chi ti dà i soldi, ma mandateli a quel paese, andate, abbiate un sogno, mi spiego? Una vita senza sogno non ha nessuna logica di essere vissuta. A proposito di sogni, se c'è una grande opportunità che vedo anch'io, diciamo, da, se devo tracciare una linea, io sono tra i pessimisti come carattere. Tu sei con mia moglie, lo so. Però la cugina del secondo grado di Schopenhauer. Ci sono due grandi opportunità, secondo me, per le aziende italiane e anche quelle magari piccole e medie. Cioè, da una parte c'è questo tema dell'ambiente, perché ricordiamoci che la maggior parte delle aziende italiane, io penso anche al tessile, sono radicate sul territorio, e se sono piccole, adesso non dico che l'imprenditore tutti i giorni incontri al bar la persona che vive in quel posto, però c'è una spinta naturale a curarsi dell'ambiente in cui si lavora, proprio dell'ambiente fisico, che manca naturalmente a chi non è nato lì o a una multinazionale. E adesso con le nuove tecnologie, questo patto con l'ambiente, che poteva essere solo teorico fino a qualche anno fa, secondo me è una grandissima opportunità, soprattutto per la moda, che sappiamo, insomma, oltre ad avere un fabbisogno di alcune materie prime, dell'acqua, c'è tutto il problema dei rifiuti tessili, però anche in questo, secondo me, qui voglio essere davvero ottimista, cioè è veramente un momento in cui chi si inventa un modo per essere più sostenibile, in qualsiasi punto della filiera, davvero può fare la differenza, e credo sia, no? Sì, ma io credo, guardate, ci sia una sostenibilità del clima, ne parliamo da tanto, almeno io ne posso più, no? Te rincoglionisco tutti i giorni col clima. Ma c'è una sostenibilità economica, quanto guadagni al lavoro, in che luogo lavori. C'è una sostenibilità spirituale, che se tu mi tratti meglio, io sto meglio e sono più creativo. C'è una sostenibilità culturale. Che cosa fa qualsiasi impresa a qualsiasi livello per la cultura del proprio territorio? C'è una sostenibilità tecnologica. Perché mi vuoi far star connesso 24 ore la domenica? Mi rubi l'anima. C'è una sostenibilità morale. Io sono italiano, vorrei avere una fabbrica italiana, pagare le mie giuste tasse in Italia,
Augusto Imperatore, 2000 anni fa, dice tre cose fondamentali. Vivi onestamente, non recar danni a nessuno, ad ognuno il suo. Le basi del diritto romano 2000 anni fa. Quindi ci abbiamo grandi possibilità, il mondo ci guarda con un occhio particolare. Quando sono venuti i ragazzi della Silicon Valley, dice, i vostri giovani sono i più bravi ad intercettare la non linearità delle cose. Io sono andato a parlare all'MIT, ai 10 geni americani, 8 ragazzi e 2 ragazze. Dopo aver parlato 2 ore mi guardavano così. Dice, ma che farebbe? Io li manderei 7 giorni a Napoli da soli, una settimana. Allora, fatevi ubriacare dal cielo e dalle stelle, porca miseria, no? Perché state sempre lì a vedere? Non guardiamo più il cielo, le stelle. E a un certo punto Pavel Floreschi, condannato a morte nel 1937, 2 giorni prima scrive una lettera ai figli. Dice, o miei amati figli, quando l'animo è pesante, quando qualcosa non ti riesce, quando qualcuno ti umilia, ti offende, esci fuori e guarda il cielo e le stelle e tutto si riequilibrerà. Ma noi le guardiamo il cielo e le stelle? No, più. Non lo guardiamo più, siamo sempre a testa bassa. Io c'ho il mio amico che lavora con me, la sera arriva al bar, siamo un 3 al bar, si mette seduto, dopo un secondo dorme. C'ha la televisione, guarda la partita. Allora io ho preso una candela e l'ho messa sotto. Io ho spento la televisione, io ho spento la luce del barrettino e poi ho cominciato a fare, Ave Maria, questa è svegliata al buio, mi ha dato una stretta di mano, poi mi ha detto scemo, ma secondo me per 2-3 secondi pensava di essere morto. Ma allora, possiamo vedere la vita come ci ha insegnato Lorenzo il Magnifico? Chi no, vuole essere lieto sia? Per tornare alla tua esperienza, cioè tu chiedi, cioè tu hai questa regola, a un certo punto ci si disconnette. No, dopo le 5.30 non si può, se tu hai un problema vero mi chiami, giusto? Ma domenica mi puoi chiamare, ma scusa, ma possiamo lavorare che il manager ti fa un'email alle 11:30 e tu gli devi rispondere, ma mandalo a fanculo, ma che te deve dire alle 11:30, hai preso fuoco l'azienda? Sì, andiamo alla giovane azienda, ma questo è un rispetto, perché è un dono del creato la tecnologia, ma sta rubando l'anima, ci sta rubando l'anima che il creato ci ha dato. Sul tema della tecnologia sicuro. E ambiente, mi rivolgo di nuovo, diciamo, chiedendole di mettersi il cappello dell'esperto del settore. Una cosa che ci dimentichiamo è che anche soltanto mandare una mail ha un costo energetico non da poco. E prima ma chi sentivo le mandi parlare. Questi mail? Io sono affascinata dai computer quantistici o anche dai questi data center. Diciamo. Però le criptovalute, per esempio, che invece non mi affascinano per niente, diceva, sono benigni, energivore. Ma... Quindi. Benigni, ridevamo di Benigni. Ok, no, perché nel film, anche questo, secondo me, cioè, ricordiamocelo: prima parlavamo di responsabilità, cioè non c'è niente di neutro in quello che facciamo quando usiamo la tecnologia. No? Un po' ci facciamo male da soli, ma abbiamo anche un grande impatto sull'ambiente. Sì, lo sappiamo benissimo: tutti questi data center occupano e consumano tante di quell'energia che non ci immaginiamo, anche perché poi vengono completamente alimentati e crescono per effetto di tantissimi contenuti che tutti noi alimentiamo, che possono essere anche superficiali, no? O inutili, cioè, però esistono, è andato di fatto. Come andrà a finire, chi lo sa, però voglio dire, quelli sostituiscono la stampa della carta, la carta che veniva usata, cioè voglio dire, abbiamo dall'altra parte dei benefici, tanta logistica, pensate prima, comunque io mandavo una mail, se è veramente la stessa quantità sostituisce una posta, una stampa, un corriere e qualcuno che te la consegnava, e quindi voglio dire, c'era tanto, cioè, voglio dire, bisognerebbe fare, ma non siamo in grado ora di dare un numero se quanto stiamo oggi consumando come energia per il data center è al pari del quanto prima consumavamo l'ambiente con altri mezzi. Però è oggettivo, non è gratuita la mail, ecco, questo è certo. Se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti prenderai la parte peggiore. No. Mi sfugge, poteva essere Pascal che lo dice, mi sfugge, ma ha ragione. Perché non prendiamo i cambiamenti in un modo diverso? Di che cosa abbiamo paura? Quando Tommaso Moro dice, oh mio Dio, aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare, aiutami a cambiare ciò che posso cambiare. Quando mia moglie dice, piove, vuoi che puoi cambiare? Invece puoi cambiare qualcosa, no? Ma perché non ricuriamo i rapporti umani, dove può far la differenza tutto?
a partire dalla creatività, una cosa che mi dagli affari, perché degli affari, rapporti umani, se mi dai la mano, dici ma non c'è più bisogno di venire a Hong Kong per firmare il documento, ti fai la call. Ma come le call? Io sono rincoglionito con le call. All'inizio si faceva le call, quello dormiva, ci aveva messo la foto, c'avevo testa di cazzo di un Washington, nostro dipendente nel negozio. Io ne facevo 18 alla volta. Io ho detto, dico, ma sei morto? Avevamo scoperto, ci ha messo la foto, porca furboli. E credo che davvero sia questa magia, questa alchimia tra usare la tecnologia o quello, qualsiasi sviluppo. E l'umanità. Esatto, perché lo voglio dire io, perché so che magari Brunello non lo farà. Prima diceva le fabbriche senza finestre, eccetera. Naturalmente non parliamo della fabbrica di Cucinelli, che invece, anzi, ha questa luce bellissima. Sì, è un problema di fondo. E ha convinto anche Leonardo Del Vecchio e ora l'attuale amministratore delegato a fare la stessa cosa ad Agordo con i dipendenti della Luxottica. Con la differenza, guardate ragazzi, ti interrompo. Sono andato in visita da una fabbrica meravigliosa, perché si è andata ad Agord a vedere Luxottica, dite questa è la fabbrica, puoi mangiare dappertutto. Ho detto ma scusa, ma non ce l'avete le ragnatele? Villeri, l'amministratore delegato, forse di qui è freddo, non ci sono. Era tutto ordinato, però non aveva le finestre. Io ho detto prova a buttare giù queste due ali della fabbrica e vedi le Dolomiti. Adesso le persone lavorano con le Dolomiti davanti. Vai a lavorare il mattino, c'hai le Dolomiti, fai il tuo lavoro, c'hai una sana remunerazione perché sono bravi in quello, vi sembra poco? È lì il grande tema. E forse allora un giovane, noi teniamo aperte le fabbriche perché i giovani possono venire a trovarci. Se tu immagini, vai a lavorare in fabbrica, vedi il sole, vedi il cielo. E poi c'è tutta una componente, per restare sul tema, restiamo umani, restiamo in contatto con noi stessi. Anche qui Brunello magari non lo racconterebbe, però c'è tutta questa parte di lavorare sull'intelligenza artificiale. Però soltanto nell'ultimo mese hanno partecipato come marchio a Pitti, che è una fiera fisica. Poi c'è stata i giorni della moda uomo a Milano, poi so che eri in Francia per un altro evento. Prima avevate organizzato... Ogni evento tocca fare 500 foto, anche ieri sera. Io ho detto questa, ma scusa, ne abbiamo fatto 4. Ma che posto, mica te posto rifare? Una a sinistra, una a destra, poi non si piaceva. Poi c'era stato un evento sul lago di Como, mi sembra, sì, con sì. Mai Teresa, che guardate che questo per me è fantastico, cioè portale di e-commerce di alta gamma, che però che cosa fa? Porta i suoi clienti migliori a fare un'esperienza di bellezza italiana. Quindi c'è questo anche di umanità, certo. Di bellezza mista a umanità, perché di bellezza pura non abbiamo quasi più bisogno, no? C'è una bellezza per dire che insomma bisogna sempre, poi a Brunello viene naturale, tutti noi magari insomma non ci viene così naturale pensare in questo modo così organico, diciamo. Però mi sembra anche nel tuo rapporto con tutta la filiera, prima dicevi magari al piccolo viene un'idea, ecco, io ti ho visto anche con i fornitori stringere degli accordi, quindi per tornare un po' nel concreto anche con questi ragazzi che lavoreranno nel settore moda. Tu sei ormai, possiamo dire, una grande azienda sicuramente per gli standard italiani, però resta importante questo confronto con chi magari fa qualcosa che serve al tuo prodotto finale. Sì. Dicevo l'altro giorno a degli insegnanti di Polimoda, anche loro vi dovrebbero educare un pochino più ad essere meno strani, perché secondo me anche i professori vi insegnano ad essere famo i strani. Avete visto il film Le Verdone? Ma tu a chi la vendi quel capo? Chi va vestito così? Fallisce, l'azienda fallisce sicuro. Quindi invece tu, se tu apri un mini negozio, un mini laboratorio e fai cose miscelate di gusto, innovative, ma anche, vi dico una cosa, no? È venuta con noi una di Milano, sapete queste di Milano sono sempre quelle che sanno tutto, no? Io ho studiato a Bocconi, sì, lascia stare, non ti preoccupare. Che a un certo punto ha fatto un abito rosa, più rosa della camicia della signora, ma la camicia della signora è una camicia, questo è proprio un abito lungo che per noi è, ha detto guardi com'è bello, belloccio lo trovo, ma non lo trova bello, è bellissimo. Dicono mattina tu lo metti alle 8 e fai un giro dell'azienda, io non lo metto. È come se l'hai detto che è bello, non lo metti e non si è vista più. Ma cioè, siate concreti,
miscelando creatività, genialità, rapporti umani, fatevi voler bene, perché anche l'arte di farsi voler bene non è poco una cosa. Guardate, chiunque quando entrate nelle imprese sarà gentile con voi se siete gentili, vi vedono giovani, vi accarezzano, carini, no? E invece spesso noi vogliamo essere non so chi perché hai preso X lauree, ma lascia stare, non ti preoccupare. Curate l'anima e curate i rapporti umani, curate la genialità e fate la differenza. L'essere umano ha bisogno di genialità come ha bisogno di intelligenza artificiale. Quindi da una parte ci sarà il genio, da una parte l'intelligenza artificiale che ci aiuterà a far questo e da una parte ci saranno le mani sapienze di esseri umani. Guardate che fra qualche anno un sarto guadagnerà il doppio, perché il problema non sarà chi venderemo un abito fatto a mano, chi produrrà quest'abito? Chi sarà colui che si reca al mattino in fabbrica? Ma se invece voi trovate una bella fabbrica sotto il profilo estetico, avete un bel salario, avete una bella considerazione umana, probabilmente capiteci che potreste andare a fare quel lavoro. Qui secondo me torniamo molto all'elemento appunto umano. Ho letto di recente un libro che mi è piaciuto tantissimo che si chiama Sulla qualità, l'ha scritto Robert Pirsig, che era l'autore dell'arte della, lo zen e l'arte della manutenzione della bicicletta, della motocicletta, e viene ripetuto questo concetto che è difficilissimo definire la qualità, ma che se uno se la trova davanti la riconosce. Quindi la luce, come può non piacerci, toccare un abito, scoprirne i dettagli più che l'assurdità delle forme. Quindi credo che poi, perché uno diceva, io però voglio, magari uno studente ti potrebbe rispondere, vabbè, ma io voglio essere originale. Ma questa è la città del buon gusto. Questa è la città del buon gusto, del vestirvi, nell'architettura, nel modo di vivere. Dicevo, ma voi dovrete, non so come farete a mandare indietro i turisti, ma voi conoscete un cinese, un indiano, un sudamericano che non voglia venire a Firenze? Non so come farete a vivere, questo è un altro tema. E prima magari negli ultimi, poi allora, lasciamo spazio, magari sono sicura che ci sono delle domande, però volevo un ultimo flash da appunto da informatico invece su tutte le intelligenze artificiali. Ok, va bene, possiamo chiedere a Alexa, Alexa come mi devo vestire oggi che devo andare a un colloquio di lavoro. Ma pensaci, fatti i cavoli tu, i vestiti però tu, lasciala stare Alexa. Invece grazie, altri modi in cui lei vede la tecnologia può essere d'aiuto, magari anche per aziende che oggi possono anche con un investimento minore avere dei vantaggi da una digitalizzazione. Ma questo sicuramente, voglio dire, ci sono mille vantaggi, anche perché ormai costa poco, è una tecnologia che costa pochissimo, a disposizione di tutti, è un grande supporto per chi, dipende che mestiere uno fa chiaramente, no? Ma ha una relazione, diciamo, ci sono tanti disservizi che le imprese danno perché non sanno rispondere al cliente quando c'hai tanti clienti, non hai pochi clienti in cui hai un rapporto personale, e quindi in quel caso fa tantissimi servizi in intelligenza artificiale. La digitalizzazione ormai aiuta chi fa impresa, anche dipende dal tipo di impresa, nelle aziende di servizi specialmente la digitalizzazione è un qualcosa che permette di fare tanti servizi in maniera molto più veloce e immediata. Voglio dire, oggi la tua azienda di servizi può essere su un'app e può a sua volta essere un modo per stare a fidelizzare il cliente, no? Che sia io un commercialista o sia io banca, in due mondi diversi, sempre in ambito di servizi, con la digitalizzazione e senza digitalizzazione immagino proprio un tipo di relazione completamente diversa. Da lì in poi quello che conta è la persona, cioè noi siamo in camera di commercio, se potessi scliccare le dita trasformerei tutte le attività che noi facciamo burocratiche con la macchina, ok? Per liberare tutto il tempo di tutti i nostri colleghi che possono così parlare con le imprese, perché hanno bisogno del dialogo. Cioè gli si dà molto più servizio se noi mettiamo a disposizione i nostri fantastici 130 colleghi che possono tutti i giorni parlare con qualche persona dell'impresa che fargli fare attività amministrative che possono fare attraverso la macchina. Questa è una lettura del sistema, diciamo, innovativo che può essere solo sano. Cioè qua cambieremo il modo e cambieremo la percezione da parte degli utenti, perché tanto magari quei fogli amministrativi li possono fare H24 anche di notte, no? E riservare le 7 ore fondamentali del lavoro concentrate per poter dialogare con tutti i nostri imprenditori del territorio. Ma sarebbe il mio piccolo sogno di un'azienda come questa.
Tra l'altro ho sentito che insomma, in questi giorni dobbiamo tutti dare il nostro assenso per rendere tutti i nostri dati sanitari, quelli che sono già presenti nei tanti data center sanitari, per poterli raggruppare in un unico fascicolo, così che appunto per esempio arrivando in un pronto soccorso con un problema non c'è più bisogno, non è mai tempo perso quello che si usa per parlare con un medico, però tutta una serie di informazioni ci saranno già e quindi magari potremo raccontargli delle cose. Voi pensate quello che ha fatto la medicina, ma per la medicina l'ultimo ventennio non è una sorta di rinascimento? Quello che è successo qui nel 1500 è successo negli ultimi vent'anni nella medicina. Fra 500 anni si ricorderanno che negli anni 2000 la medicina ha fatto delle innovazioni particolari, belle, no? Quindi perché dobbiamo aver paura? Prova tu Alexa a dirgli se il tuo amico, io gli fa sempre scherzi, dico ma scusa ma Giorgio è un po' coglione, non so come rispondere. Ah, non lo sai come rispondere, perché io mi diverto, i nipotini si divertono ma anche io mi diverto. No, dicevo se siete d'accordo appunto se qualcuno ha delle domande. Sì, specialmente quelle dei giovani, i giovani che hanno paura, chi ha paura? Nessuno, bravi. Ma poi voi sapete che fanno, studiate, amatevi la notte, il giorno, specialmente se non siete corrisposti. Ovidio, nell'arte di amare, scrive delle cose bellissime sull'amore. Innamoratevi, pazzi. Sei pazzo innamorato, sei creativo, fidati. Se tu sei connesso e vai a vedere che ha pubblicato il tuo amico quando mangia la pizza, ma che ti crea? Abbiate fiducia del mondo. Buongiorno. Eccoci, prova. Mi sono scritto la domanda giusto poc'anzi perché volevo evitare sbaffature. Buongiorno, mi ritrovo molto con le parole di Roberto sulla creatività, a cui voglio aggiungere il concetto di positività, perché è proprio questo concetto che porta le vendite in un settore altalenante come quello della moda. L'ultimo anno ho notato un calo di vendite nel settore. E nel Fiorentino già da molto tempo abbiamo assistito alla cultura del lavoro cinese che ha sicuramente avvantaggiato e svantaggiato qualcun altro e sicuramente un adattamento dei contratti collettivo aiuterebbe l'artigianalità italiana. Per il tema dell'identità come voi credo che sicuramente sarà molto più blindata e istantanea di adesso, sia il riconoscimento che la portabilità. Io comunque non gioco più niente, però io ti aiuto. Come? Io ti aiuto, non gioco più niente, ma... Comunque sto arrivando alla domanda. Sto arrivando alla domanda. Belle. Per chiudere, per fare la domanda, a proposito del riequilibrio di cui parlavate, no? Perché sicuramente un settore come quello della moda ha bisogno di persone che abbiano la facoltà di acquistare capi e quindi sicuramente riequilibrare la ricchezza è una cosa importante, insomma. A proposito di questo volevo sapere se dopo che il collega lì ha nominato Sam Altman, se avevate mai sentito parlare di WorldCoin. Ma io non ti rispondo, non ci ho capito niente. Quindi, ti dico la verità, non ci ho capito. Ma c'è come veni indietro, Isi? Non ci ho capito. Vai, lui sì, grazie. No. Sì, ne ho sentito parlare, ma non ho informazioni per poter darti una risposta puntuale. Credo che se ti riferisci all'equilibrio della ricchezza è un altro tema. Cioè, qui stiamo parlando di dare dei prodotti al mercato equilibrati rispetto al mercato che oggi esiste, ok? Se quello che dici te è legato al ricreare un equilibrio sociale dove tutti si deve essere uguali, tutti si deve ridistribuire la ricchezza, è un altro tema, è un altro argomento, se ne riparlerà, ma non è quello legato alla moda di oggi, insomma. Oggi abbiamo un mercato e di conseguenza dobbiamo seguire le varie fasce di mercato attuali. Vero che nell'ultimo periodo si sta polarizzando molto. Questo è un dato di fatto, è oggettivo. La ricchezza... Chiaro, posso noi italiani, il nostro destino è sempre stato quello di produrre manufatti di alta qualità e forse ancora oggi è ancora più di alta artigianalità. Io e Raffaele Napoleone conosciamo un'impresa cinese che produce in Italia per vendere in Cina
per scrivere Made in Italy, quindi vuol dire che abbiamo qualcosa di particolare. No? No, ma questo sicuramente io penso per se cambiamo le condizioni dell'essere umano al lavoro dell'operaio, guardate che noi facciamo tombola, ve lo dico io, abbiamo creatività, abbiamo tutto. Comunque, però le condizioni per, devono cambiare. Per rispondere al ragazzo che solleva un problema, cioè che adesso non so se intendeva il caporalato che c'è, ci possono essere dei casi di caporalato, ne abbiamo, sappiamo a Prato ci sono state delle inchieste, ce n'è una in corso a Milano che ha coinvolto Alviero Martini, Giorgio Armani e persino una società di Dior, quindi LVMH, il più grande gruppo del lusso al mondo. Vi do un'anticipazione, domenica sul Sole ne parleremo. Sicuramente ci sono delle storture perché dopo diciamo l'era della globalizzazione che ha portato a tantissima delocalizzazione, che ha fatto aumentare i margini perché ha molto abbassato i costi, poi si è ricominciato a rilocalizzare, ma la ricerca sempre di quei margini estremi porta a volte a cercare delle scorciatoie che poi sfociano anche in situazioni assolutamente, cioè condannabili, ma devono essere proprio punite dalla giustizia. Quindi è un grandissimo tema. Io credo che la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani non voglia usare queste scorciatoie, a maggior ragione se l'obiettivo è quello di posizionarsi appunto in una fascia medio alta alta e di puntare non sulle produzioni che ormai sono andate in altri paesi, ma su quel valore aggiunto di artigianalità. E poi se decidete di fare impresa qualsiasi tipo di lavoro, abbiate il coraggio di avere da una parte il profitto, da una parte il dono, fa parte dell'umanità. Noi dobbiamo ridonare all'umanità una parte di ciò che abbiamo avuto in dono dalla stessa. Prego. Scusate, prego. Sei una professoressa, no? No, forse se no tante volte. No, assolutamente. Io ho una piccola impresa. Ci dici il nome? Scuola del Cuoio di Firenze, di artigianato, di pelletteria, fondata nel 1950 e sono stata la prima, appunto diceva delle condizioni del lavoro, la prima in Toscana, per quanto mi ha detto la CGIL, a pretendere di fare di avere il salario minimo per i miei dipendenti. Dico pretendere perché appunto per le condizioni del lavoro la CGIL non voleva che io scrivessi nel contratto con loro salario minimo perché non avevano ancora preso nessuno tipo di posizione. Allora, si parla tanto di noi imprenditori che non vogliamo il salario minimo per i prezzi e così, ma a quanto pare nemmeno i sindacati hanno preso ancora posizione. Allora io dico, se noi imprenditori partiamo come primi a richiedere il salario minimo, proprio per il discorso che faceva lei, dottor Cucinelli, nel fatto che anch'io sono pienamente d'accordo, se chi lavora per noi sta bene, produce meglio e produce e è più felice di lavorare, se partiamo noi stessi a chiedere il salario minimo, non è meglio? Non è non rimaniamo rispondo con il made in Italy più alto invece di andare a risicare per guadagnare di più, ma teniamo la nostra produzione bassa e il made in Italy va a farsi friggere perché allora le persone vanno dai cinesi? Tanto ti ringrazio, insomma, dottore, sono geometro per 40 su 60, come se avessi preso 65 su 100. Perfetto. Però al di là di questo, io faccio sempre un problema di fondo. Noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare le condizioni di lavoro, del lavoro operaio. E questo vale per tutti. Non parlo per gli impiegati, perché nessun ragazzo o ragazza andrà in discoteca e si vanterà di far l'operaio. E quando tu avrai 25 anni e vai in discoteca, ti si avvicina il papabile tuo partner, ti vergogni un po' a dire che fai l'operaio. Noi avevamo delle scuole, dei mestieri, avevamo un meraviglioso muratore, vi dico io, che fa la pietra faccia vista, sapete che significa, si è fidanzato con una ragazza, si guadagnava 2.400 euro e la ragazza giustamente gli ha detto devi smettere di fare il muratore perché muratore per natura non è una bella espressione, avete capito? Quindi noi lavoriamo lì, condizioni di lavoro, un sano ed equilibrato stipendio e forse
pensate che almeno io credo che con l'1% dei profitti di qualsiasi impresa, se decidessimo di distribuirlo verso gli operai, potrebbero cambiare le condizioni dell'essere umano operaio. Tra l'altro adesso abbiamo parlato di storture, però io ho letto di recente un libro che ha scritto una mia collega, ma lo consiglio a tutti, che si chiama Il grande telaio, l'autrice è Chiara Beghelli, pubblicato dalla LUIS, dove racconta la parte tessile del tessile moda abbigliamento. Ci sono degli esempi del passato, i Marzotto, ma gli Zegna, cioè persone che 100-150 anni fa avevano proprio un'idea, oggi la chiamiamo sostenibilità sociale, attenzione al territorio, mecenatismo ambientale, ma voglio dire che anche in questo tu, Brunello, che ami studiare la storia, andare indietro fino ai greci, ai latini, ma anche studiare la nostra storia recente. Noi in Italia abbiamo fatto delle cose fantastiche. Sì, ma io non ho bisogno di studiare la storia. Io ho visto quello che hanno fatto a mio babbo e ai miei fratelli. Li hanno umiliati, offesi. E che bisogno c'ho di andare a leggere qualcosa, no? Oggi tu, sempre per essere credibili, diceva Marco Aurelio, devi essere vero, nei momenti difficili, nei momenti gioiosi. Ma adesso abbiamo questo. Questo è qualcosa che smaschera tutto. Questo è un vero moralizzatore dell'umanità, che ti piaccia o no. Quindi abbiamo grandi possibilità di cambiamento. Comunque, se lei deve andare avanti, no? Lei deve fare quello che deve fare. Lei è imprenditrice e quella è casa sua. Nessun altro può bloccare il processo. Se qualunque cosa, se ci dovessero mai fare uno sciopero perché gli aumenta lo stipendio, venga qua che gli do la Camera di Commercio. No, no, ma è casa sua. C'è quel ragazzo con la barba. Alzati così ti vediamo. Va bene, come ci provo. Chiami? Allora, abbiamo parlato di cambiamento. Ah, Gabriele. Gabriele. Vai. Sono un giovane imprenditore della zona. Abbiamo parlato di cambiamento e di paura e di come questa si può trasformare in un'opportunità. Il mercato sta cambiando, ci sono nuovi equilibri, ma mi riferisco sia alla tecnologia che alla moda. Come si prende questo nuovo mercato? Ci sono delle nuove regole, i consumatori vogliono cose diverse. Dalla vostra prospettiva, su cosa ci si deve concentrare in questa fase? Io non ti dico della tecnologia, ma ti dico, io credo che specialmente voi giovani volete conoscere dove è fatto, come è fatto il prodotto. Volete sapere se il prezzo è giusto o il prezzo è troppo elevato, se vi è dietro un giusto profitto o qualcuno che se ne ha approfittato di questo. Voi comprereste qualcosa da qualcuno che guadagna troppo? No, è l'istinto dell'essere umano. Sotto il profilo del gusto dobbiamo essere contemporanei, sempre, perché tu devi essere giovane, moderno, chic, raffinato, devi essere equilibrato, almeno io penso, e io vorrei fare un prodotto di alta manualità, ma anche un prodotto di alta esclusività. E l'esclusività non è la stessa cosa di desiderabilità. Oggi spesso si dice che noi facciamo prodotti desiderabili. No, questo è un oggetto desiderabile, ma non è esclusivo. E io credo invece che la nostra Italia debba fare prodotti di alta qualità, ormai lo sappiamo, con un grande valore di manualità, lo sappiamo, ma anche di esclusività. Perché ciò che non è esclusivo, tu non sei propenso ad acquistarlo, no? Voi giovani siete molto esigenti, questo è molto interessante. Solo una integrazione sul lato della tecnologia. La tecnologia deve essere un mezzo, non un fine. Per cui tu scegli quello che è la tua impresa, la tua attività, il tuo momento, il tuo prodotto, e poi avrai delle attività da fare, dovrai presentarla al mercato, dovrai organizzarti, dovrai, ecco, a quel punto la tecnologia, ma non ti condizionare prima. Io ho visto gente partendo dalla tecnologia, devo fare un portale, devo fare un e-commerce, non devi fare niente, perché quello ti ammazza. Devo vendere il mio prodotto, devo fare il prodotto, devo trovare un cliente. Poi il problema è trovarne due, tre o quattro, magari dici come posso fare se i canali di comunicazione tecnologici... Ma il primo tema è sempre il prodotto, se non hai il prodotto l'impresa muore o non nasce. Il resto è solo una conseguenza, è solo un mezzo, ok? Se hai bisogno di qualcosa la Camera di Commercio è a disposizione, ci sono dei ragazzi che si chiamano PID, ti aiutano a trovare magari delle soluzioni, ma dopo che c'è il tuo prodotto e c'è il tuo primo cliente. Questo è fondamentale. Grazie.
alzo in piedi, vi ringrazio tutti perché è stata veramente interessante. Mi presento, io sono Silvia Ranfagni, sono una professoressa per l'appunto, no, sono presidente di un corso di laurea di economia aziendale, abbiamo 1200 matricole tutti gli anni, quindi c'è un ruolo... Con le tue matricole, poi sentiamo che dicono di te. Ho portato con me alcuni dei miei, non sono matricole, sono al secondo anno, ma l'ho portata, nonostante sia un periodo d'esame, alcuni miei studenti più affezionati, quindi sono d'accordo sul tema dell'anima, anzi consiglio sempre ai miei studenti di leggere un libro di Hildman, Il codice dell'anima, che poi alla fine... Ognuno di noi deve esprimersi per quello che è, rimanere se stesso, al di là delle tecnologie che devono essere guardate dall'alto, no? Se no si perde la visione, si perde anche, diciamo, il sogno, no? E ci appiattiscono, un po' come noi docenti un po' ci troviamo a avere a che fare con studenti che delle volte ci sembrano un po' essere appiattiti dalla tecnologia in questa evoluzione storica. Quindi, e quello che noi si sta facendo, io sto facendo, va proprio nella direzione di fare attività anche un po' più di mentorship, venire a eventi, stare con gli studenti, quindi ritornare a considerare il vedersi come un elemento importante. E quindi ecco, mi fa piacere, poi ho portato, condivido questa cosa. Ora però entro su un aspetto tecnico. Io ultimamente mi occupo di economia e gestione, ho parlato con 50 imprenditori a Prato, sto facendo una ricerca e quindi sono andata in 50 aziende, è stato un grande, insomma, molto interessante, e quello che vedo è che effettivamente i nostri terzisti si stanno evolvendo tanto, ormai i terzisti hanno Inditex che va a fare controlli sulla tracciabilità e sulla sostenibilità, quindi la filiera si sta secondo me molto accorciando, poi ci sono fenomeni tipo il pakistano che compra 7 filature, dà lavoro agli italiani e gestisce bene l'attività di impresa, anche questo è un altro aspetto su cui ci sarebbe da riflettere. Però mi leggo a quello che diceva il Presidente all'inizio, cambiano le esigenze del mercato. Allora quello volevo chiedere a Brunello Cucinelli è, secondo lei come cambierà il modo, se cambierà ancora? Perché questo lo può sapere solo Gesù Cristo, io non posso aiutare. No, il modo di distribuzione della moda, del lusso, no? La distribuzione dove sta andando, no? Perché siamo passati da una fase in cui a un certo punto tutti compravano online, ora comprano online e però comprano, hanno bisogno ancora dell'esperienza. Dico solo, mentre l'altra cosa, l'altro giorno parlavo con Eurocommercial, che è la società che gestisce poi anche i gigli, con la loro referente a Londra, mi diceva: Silvia, guarda, noi si sta lavorando sul concetto di malessere, perché l'individuo si vive in un'era di solitudine, di inquietudine, quindi il centro commerciale deve ritornare ad essere un ruolo di incontro, e quindi si sta lavorando su sviluppare questo tipo di concetto, no? Questo è interessante, ma anche un po' fa pensare, no? Io ti rispondo solo su questo, sì, tema. Grazie. Noi siamo... L'essere umano nasce col mal dell'anima, giusto? Sì. E ci accompagna per tutta la vita. In questi momenti il mal dell'anima fa un po' così. L'innominato nei Promessi Sposi, è ben descritto il mal dell'anima dell'innominato, no? Noi abbiamo bisogno di riequilibrarci, abbiamo bisogno, i greci dicono che noi abbiamo due demoni, uno buono e uno meno buono. Onestamente io quando parla lui, quello meno buono, cerco di non ascoltarlo, ma c'è. E guardate che il nostro mal dell'anima è molto più forte che dell'ultimo ventennio, perché noi viviamo un tasto di solitudine, non parliamo più, non parliamo con i nostri figli, con i nostri padri, parliamo meno, sembra che non abbiamo più tempo, siamo rincoglioniti solo dalla televisione guardando che? Io passo l'inverno a guardare il fuoco e mia moglie mi dice: guardi il fuoco, hai che guardi? E mi rincoglionisco col fuoco, mi si muove. Guardate che il mal dell'anima è il grande tema. Che dico a voi giovani, cercate di affrontare la vita in un modo diverso, un po' più gioioso, meno spaventati, meno preoccupati, dovrete fare chissà che cosa nella vita. Ma che cosa dovete fare nella vita? Io facevo il contadino, stavo tanto bene, ho fatto 3 anni di ingegneria, ho dato un esame e non sono stato ammesso all'orale. Mio babbo una volta in 3 anni mi ha detto: come va la scuola? E io ho detto: babbo, potrebbe andare un pochino meglio, ti dico la verità. E sapete che mi ha detto? Fa un po' du. E quando gli ho detto metta a far cash, mi ha detto: che Dio ti aiuti. Dice: non ci ho capito niente, neanche la parola che non conosce. Allora,
possiamo tornare un pochino più bassi, vivere la vita secondo natura, fare i nostri piccoli progetti da piccolo artigianato, nasci come artigiano, ma scusate, ma il grande signor Armani piuttosto che Dolce Gabbana, oddio, chi eravamo? Siamo partiti senza niente, giusto? Il piccolo artigiano poi cresce, poi ricresce, ma i grandi valori di base non devono cambiare. Devono essere quelli, devi essere una persona per bene. Posso dirle una cosa, perché insomma, noi teniamo molto sotto controllo appunto gli sviluppi della distribuzione. Le due grandi operazioni finanziarie degli ultimi mesi sono state degli acquisti di immobili da parte dei grandi gruppi, perché il retail fisico è ancora così importante e siccome sappiamo quali sono le cifre per metro quadro nelle vie quelle più ambite, alla fine si torna a investire lì. Non è tanto un investimento nel mattone, ma è proprio perché il significato del retail. Io spero che si eviti, lei parlava di malessere, che magari uno va in negozio perché non ha nessuno con cui parlare, io lo vedo succedere, giro tantissimo per i negozi perché mi incuriosisce molto questo aspetto sociologico, diciamo. Ecco, speriamo che la gente è appunto talmente sola che preferisce andare da una commessa che la tratta bene o un commesso che la tratta bene perché magari non ha figli o parenti con cui parlare, quindi speriamo di non arrivare a quegli eccessi, però sicuramente che il retail fisico, passata l'ubriacatura da e-commerce, passato la necessità durante il Covid, lo vedete cosa è successo a Farfetch, la stessa YNAP che addirittura si ritira dalla Cina, insomma c'è un riequilibrio anche in quello sicuramente, con dei pericoli. L'altro giorno una commessa di Prada mi diceva che loro quasi scherzando dicono potremmo togliere gli specchi dai camerini perché le persone si provano un vestito e poi si fanno la foto perché poi la posteranno. Ecco, riscorriamo tutti un po' dei rischi. Lo specchio ti fa vedere anche la parte un po' più bassa, specialmente quando tu vai negli alberghi dove c'è lo specchio a 360 gradi al bagno, è un pochino più complicato. Però il retail è una parte interessantissima. Questo ride nemmeno giovani. In Italia abbiamo dei retailer multimarca che hanno sofferto tantissimo, ma quelli che hanno resistito usando la tecnologia, facendo le dirette WhatsApp, io sono ammirata perché comunque gente appassionata di quel lavoro che si è inventato un modo leggermente diverso di farlo usando gli strumenti, ma restando poi il cuore è la passione e il prodotto. Quindi così. E non crediate nello smart working, andate a lavorare il giusto, concentrati. E poi andiamo a vivere. Siamo andati molto lunghi, se posso, visto che noi siamo una signora che voleva fare una domanda, ho sbagliato io, no? Io? Sì. No, ah, no. Grandi multinazionali hanno acquisito molte le nostre aziende. Io personalmente parlo per la mia azienda, io mi chiamo Angela Salvini, non sono parente, però e la nostra azienda, compresa con mia figlia che è giovane e dovrebbe avere un futuro, sta morendo. Felici in un certo senso di aver fatto veramente quello che potevamo fare sia per la nostra azienda che per i dipendenti, perché per noi è una famiglia, noi siamo una famiglia, cioè noi siamo dentro la famiglia della nostra azienda, insomma, di tutti, siamo un'equipe, punto. E questo purtroppo a Firenze sta morendo, cioè piano piano di pelletteria, piccola pelletteria, borse, insomma si è fatto di tutto, devo dire la verità, ci siamo provati in tutto per cercare, per essere positivi, per avere un posto anche devi noi, essere del positivo, ma devi essere anche contemporaneo, certo, questo vale per tutti. Sì, sì. Il problema vero è anche che chi trovi che viene a fare l'artigiano, perché tu fai l'artigiana che è già nobile se vai in discoteca, ma chi viene a lavorare con te non è un artigiano, è un operaio. C'è una grande differenza,
se no, vai? No, a casa mia no. No, a sì, casa sì, mia, perché no. Certo, no, a casa tua, lui è operaio tuo. Ha questa tuo. Denominazione. Lo so, però io che ci posso fare? No, ma infatti torno a dire, abbiamo responsabilità anche noi, cioè noi giornalisti cioè, dobbiamo cominciare a usare delle parole diverse, perché è cambiato il per mondo. Per me è un collaboratore. Si dice il lavoro punto. Artigiano, no, poi, il lavoro da operaio. Si chiama operaio per no, non sono artigiani, chi lavora con te non è artigiano, è un operaio. E no, c'è una grande differenza. Tu sei artigiana, sei iscritta all'artigianato, il tuo operaio sì. È un tuo dipendente, non è iscritto all'artigianato. E se vai in discoteca a 27 anni e dici io sono artigiano, no, tu sei operaio. Questo è un grande tema. Vabbè, di base. Cosa cambia questo? No, c'è prima la signora là. Salve, buongiorno, mi presento, io oggi rappresento l'azienda italiana perché noi siamo qui per aprire un marchio italiano. Io vengo dal Kirghizistan, che sarebbe un paese dell'Asia centrale piccolissimo. E il nostro paese ha come ricchezza l'oro e la seconda il suo valore è il tessile. Noi produciamo il cotone di alta qualità e adesso con l'aiuto del governo noi stiamo creando delle fabbriche di grandi dimensioni, tipo noi adesso in possesso di una fabbrica dove lavorano 800 operai, ma noi vogliamo crescere ancora fino a 7.000 persone. Stiamo facendo non solo l'azienda piccola come ha detto lei, dentro l'azienda noi adesso già abbiamo messo anche la policlinica, in modo che i nostri lavoratori, se hanno qualche problema di salute, possono rivolgersi gratuitamente. E stiamo facendo tutti i mezzi per portare e riportare i nostri lavoratori e stiamo dando anche il pasto, buono pasto, che loro possono mangiare gratis mentre lavorano. Mi sembrava un bellissimo esempio. Mi scusi se la interrompo, ma perché stiamo andando veramente troppo lunghi e quindi se ha una domanda... Sì, io volevo fare una domanda. Se possiamo noi... Se si freddano i rigatori, perché a Luna questa è una cultura nostra, non sì. È milanese, o no? A Luna i rigatori devono essere non scotti. Sì, io volevo sapere, scherzo, sì, vai. Noi siamo qui oggi, sì. Abbiamo studiato anche qua in Italia, appositamente per aprire un marchio italiano. Bene. Allora, noi siamo adesso in startup. L'unica cosa che volevo sapere da lei, ma cos'è lo stile italiano? Ma cosa contiene un DNA italiano? Oltre il prezzo, vieni qua. Il prezzo, oltre che materie prime che non provengono dall'Italia ma provengono dagli altri paesi, ma oltre il prezzo, oltre l'esclusività, come ha detto oltre il dono, ma cosa ancora contiene il giorno di oggi lo stile italiano? Tu l'hai vista Firenze? Io abito a Firenze. E allora? Basta che vedi. Tu ubriachi di bellezza. Sì, soprattutto... Ah no, sicuro... Questo sicuro, fidati, questa non ce la rubare nessuno. Era molto bello 10 anni fa, ma oggi, il giorno di oggi, quando esco, vedo anche delle cose diverse, purtroppo. Sì, Quando ho capito, ma anche a Gigi sta a qui apriremo un tema, perché poi... Non si può andare avanti più. Io adesso producendo a Brescia non posso produrre a Firenze, non posso produrre a Prato perché il prezzo è alto. Ma perché il made in Italy ormai il giorno è il lusso già. E il costo del lavoro, ma è lusso già. Sì, ma il tema è la persona che vede quel prezzo, quello che diceva prima Brunello, deve capire che cosa c'è dietro. Se percepisce che c'è una esagerazione di margine solo per esempio per gli azionisti, diciamo, non va bene. Ma se tu spieghi che quel prezzo contiene la clinica per gli operai, il buono pasto, la giusta retribuzione, un ambiente sano di lavoro, ovviamente questo alla fine lo questo è in Kirghizistan, si parla quindi di il prezzo valore è compatibile. Invece avere un'azienda qua
a Firenze, che noi abbiamo già la sede qua a Firenze. Ma è impossibile. Vabbè, sono sicura che il salato... presidente Bassiti ma tanto poi non, può... non la possiamo cambiare. Vuoi portare un'azienda di Firenze in Kazakistan? No. No, c'è, no, no, non no, c'è no, le ruote, non intendevo questo. Sono io intendevo che sei nel posto e la mia domanda, risposte. Era cos'è lo stile italiano? No, quello non si il può giorno di oggi. Quello è troppo difficile. Ma quando andiamo in giro ci vedono, no? Come siamo vestiti, come la tavola. Ma come? Si producono negli altri diversi paesi, scusami. Il Made in Italy è rimasto è pochissimo. E gli artigiani ma veramente stanno morendo. Ma cosa c'entra il Made in Italy con lo stile italiano? Però davvero stiamo entrando in temi che non si possono, non si possono discutere. Puoi venire qui e contestarci il Made allora, in Italy. Che io non voglio fare questo, no, io ovviamente non voglio, soltanto voglio capire. Cos'è lo stile italiano? Capire non è mai semplice, non si può capire dicendo vedo fuori delle cose brutte o il Made in Italy che cos'è lo stile italiano. Allora, per tutti i problemi pratici io sei nel suggerisco, posto giusto. Visto che lei è a Firenze, giusto? Sì, sì. L'impresa è a Firenze, sì. Giusto? Ormai siete a Firenze. Sì. Benissimo, questa è una camera di commercio, è per voi. Quindi venite qua, anche la signora mi interessa, la situazione... Sì, sì. No, noi siamo in contatto con la camera. Benissimo, con... benissimo. Sì. Ora, fuori da questa cosa che non deve diventare una cosa collegiale, sono tutti e due casi che mi interessano approfondire, però venite qua nella settimana del mese di luglio e approfondiamo questo argomento e cercheremo alcune risposte. Va bene, grazie. Non identitarie però. E con questo davvero, insomma, io potremmo andare avanti tanto tempo, però insomma delle cose interessanti su cui riflettere sono emerse. C'è una, se... una domanda veloce? Velocissima. Vai. Sono Mario Curia, io sono editore di libri d'arte. Lei spinge sempre, la seguo molto, lei spinge sempre sui giovani anche a fare gli operai, ma non crede che nel nostro paese una risorsa che manca è quella degli imprenditori? Cioè io vedo che c'è una crisi della vocazione a essere imprenditori. Lei non è d'accordo? Quando mi sono diplomato io nel 76... No, io dico oggi. Sì. Quando mi sono diplomato io nel 72, il 76% degli esseri umani pensava di fare l'operaio. Andava in fabbrica, poi una parte diventava manager, una parte faceva l'impiegato, una parte rimaneva operaio. L'imprenditoria non è che c'è una scuola per l'imprenditoria, ma l'artigianato, la cultura dell'artigianato è la partenza per diventare imprenditore. Tu, un artigiano con tre persone è un piccolo imprenditore e l'Italia è piena di piccoli imprenditori. Poi non è detta che tu per forza debba crescere bene. Anche noi qui pieni, do, no? Le do il mio punto di vista di giornalista che osserva. A Milano c'è una società che si chiama Bending Spoons, che non è più una startup, e fanno programmi e la app più scaricata in Cina in questo momento, che serve a modificare le foto, l'ha fatta Bending Spoons. Quindi io penso, sì, sicuramente c'è magari meno che, non paragoniamoci con la Silicon Valley, però io vedo dal mio osservatorio invece che, come diceva prima il Presidente, questo è un momento in cui se uno ha un'idea ha degli strumenti incredibili per realizzarla. Io sono Franco Baccani, credo che sia una questione di culture. Qualche decennio fa mi sono trovato nel Brenta e ho scoperto una cosa meravigliosa, la scarpetta d'oro. I bambini delle elementari progettavano la scarpetta d'oro. Che cos'era? Era, siccome il Brenta viveva di calzature, certo. era il trasferimento della cultura del lavoro ai bambini delle elementari tramite un gioco, la scarpetta d'oro. Devo dire, grazie alla Camera di Commercio di Firenze, noi abbiamo fatto questo nella contraffazione, ideando un gioco che facesse divertire i bambini e fargli capire quello che è il lusso, quello che è l'etico, quello che non si deve fare, ma noi dobbiamo riprendere un punto, quello di rianimare con l'esperienza che abbiamo acquisito nel corso degli anni, dare quella spinta e quella sicurezza ai nostri giovani perché oggi possano intraprendere con orgoglio un percorso che li porterà sicuramente ad avere un successo nella loro vita, sia come imprenditori, sia come manager, sia come artigiani, perché oramai l'artigianato lo si fa nelle grandi aziende e non c'è altro da fare. Questo sono le contemporaneità. Possono avere il successo essere dei bravi padri, delle brave madri, del bravo cuoco, del bravo cameriere, del bravo falegname, del ben remunerato falegname, cuoco e tutto. Noi abbiamo bisogno di ridare dignità morale ed economica al lavoro. Grazie, allora, ragazzi. Grazie a tutti.
Grazie Giulia. Grazie a voi. E non perdete l'abitudine di mangiare la pasta luna, perché quella è nostra. Ecco, sennò si scuoce. Grazie.